ci lascia tranquilli, ma noi ci attestiamo su circa un 55-57%, che è molto timido come dato di raccolta differenziata, mentre invece a Piacenza potremmo tranquillamente arrivare all'80%. Quindi diciamo che di strada ne abbiamo ancora molto da fare. In primis dobbiamo opporci da ogni punto di vista al fatto che l'inceneritore di Piacenza possa continuare a bruciare rifiuti speciali così come è stato autorizzato a giugno di quest'anno, e quindi chiedere all'amministrazione comunale di Piacenza di esserci alleati da questo punto di vista per impedire che Piacenza diventi uno dei poli di rifiuti della regione Emilia-Romagna e anche d'Italia per quanto riguarda i rifiuti speciali, perché questo purtroppo è il rischio del nostro futuro. E come si fa a farlo questo? Lo si fa togliendo gli elementi da bruciare all'inceneritore, quindi certamente aumentando fortemente la raccolta differenziata all'80%, 85-90%, ci si può riuscire tranquillamente con una raccolta porta a porta domiciliare molto forte. Ma bisogna anche ridurli questi rifiuti, ne produciamo circa 741-745 l'anno a persona, quindi bisogna assolutamente arrivare a una media di 300-400, ci si può arrivare, Parma per esempio adesso ne sta facendo 550 circa, e questo lo si fa attraverso degli accordi che possiamo fare distribuzione, per fare meno imballaggi, con i grandi produttori di rifiuti usa e getta come gli ospedali, le case di cura, le mense, usare gli ecocompattatori per la raccolta differenziata scelta, per esempio, cioè ci sono molti metodi, però bisogna che vengano assunte delle decisioni che vadano in questo senso e non certamente nel senso di conferire all'inceneritore ancora rifiuti di qualsiasi tipo per farglieli bruciare. Non bisogna assolutamente più accettare questo spreco di materia. La materia deve essere riutilizzata, questo è quello che ci chiede la comunità europea e quello che dovremmo fare a Piacenza. Noi pensiamo che sia possibile perché comunque l'autorizzazione che è stata data ha un termine che è circa 2020-2021, cioè quando non dovrebbe cessare il conferimento dei rifiuti urbani all'inceneritore. Allora l'inceneritore dovrà chiedere una nuova autorizzazione per diventare un inceneritore di soli rifiuti speciali. A questa autorizzazione bisogna dire di no assolutamente, ma nel frattempo bisogna preparare il terreno perché sia possibile ovviamente non conferire più rifiuti urbani e quindi in pratica a raggiungere a quell'eccellenza che già molti comuni, sia in Emilia ma in Veneto, stanno già facendo e che la comunità europea ci chiede. Quindi è un percorso da fare, abbiamo pochi anni e ci si può riuscire.